Ciao a tutti, oggi sono qua per parlarvi degli anime che usciranno nel 2018. Non di tutti perché sono veramente tantissimi, ma di quelli che usciranno a breve. Quelli da tenere d'occhio, insomma, nei prossimi mesi. In più vi citerò quelli che sto attendendo maggiormente, non vedo veramente l'ora che escano. Partiamo subito con Karakai Jozo no Takagi-san, un anime tratto dall'omonimo manga in uscita l'8 gennaio. Sarà un anime a puntate, ambientato a scuola. I protagonisti infatti sono due ragazzi che vanno alle medie. Se arrossisci, perdi, e questo è un po' il motto che c'è fra i due. Meglio il gioco, perché infatti lei cerca sempre di metterlo in imbarazzo, di farlo arrossire per l'appunto. Ogni giorno quindi cerca di metterlo in difficoltà, di ridicolizzarlo, mentre lui non riesce appunto a fare altrettanto con lei. Ci si chiede appunto se mai sarà in grado di vederla arrossire almeno una volta. Non ho mai letto il manga, non avevo mai sentito parlare di questa storia, però devo dire che sono rimasta incuriosita molto innanzitutto dai disegni. Infatti questi ragazzi vengono rappresentati con una testa abbastanza grande, un po' sproporzionata rispetto al corpo, e mi sembrano molto, molto carini. Questo va un po' in contrasto con quella che è l'attitudine, il carattere della protagonista femminile, che invece di essere ben posata, carina ed innocente, cerca infatti di fare sempre degli scherzi al suo compagno. Oltre che essere quindi una storia ambientata a scuola che parlerà di vita quotidiana, mi aspetto qualcosa di divertente. Tutt'altra storia invece per Death March, non mi ricordo mai tutto il titolo intero, è tratta da una light novel ed è in uscita per l'11 gennaio. Si tratta di una storia un po' fantasy, il cui protagonista è un programmatore di 29 anni che si ritrova trasportato in un gioco di ruolo fantasy. Il suo personaggio ha 15 anni, all'inizio è un po' spiazzato, pensa di essere in un sogno, invece ben presto si accorgerà che non è affatto così. Siccome vuole rimanere in pace, nasconde il suo livello e cerca di stare un po' in disparte, finché non tornerà un re demone che sconvolgerà i suoi piani. È molto tempo che non guardo un anime fantasy, quindi questo titolo in particolare mi incuriosisce molto, anche perché è ambientato in un gioco di ruolo fantasy, quindi mi immagino qualcosa che possa assomigliare anche solo vagamente a Sword Art Online. Mi immagino qualcosa di intrattenimento, ricco d'azione, e non vedo l'ora di scoprire tutte le creature di questo nuovo mondo, di vedere com'è, si relazionerà il nostro protagonista con quello che gli succederà. Un altro titolo fantasy che mi incuriosisce davvero tanto è Sayonara no Asa ni Yakusou. Questo, a differenza degli altri, non sarà a puntate ma un lungometraggio di Mari Okada, una sceneggiatrice che ha lavorato a tanti anime famosi come ad esempio Anohana, Toradora, per citarne giusto due che mi sono piaciuti tantissimo. Sono molto curiosa di vederlo, è in uscita per il 24 di febbraio e si tratta di un'opera originale. La protagonista si chiama Makia e proviene da una famiglia i cui membri smettono di invecchiare raggiunta l'età dell'adolescenza. Con il passare del tempo comincia a sentirsi un po' sola perché senza i genitori. Arrivano degli invasori attratti da questa famiglia alla ricerca dell'immortalità, quindi lei è costretta a scappare e si ritroverà per l'appunto da sola. Mentre vaga nella foresta trova un bambino che ha perso i genitori e la storia seguirà appunto questa loro relazione, lo sviluppo, come cresceranno, o meglio come lui crescerà e invecchierà mentre lei rimarrà sempre uguale. Date queste premesse e avendo visto il trailer mi aspetto una storia strappalacrime, qualcosa di veramente molto forte ed emotivo, non una semplice storia fantasy ma un vero e proprio dramma. Sono sì incuriosita dall'aspetto fantasy della storia perché dalle prime immagini che ho visto mi piacciono molto i costumi e le ambientazioni che sono molto verdi, molto naturali. Non so se ci saranno anche delle creature fantastiche, nel caso non vedo l'ora di scoprirle. Comunque penso che si focalizzerà soprattutto sull'aspetto umano, sulle relazioni, sulla famiglia ma anche sul conflitto, sulla guerra, sull'avidità dell'uomo appunto alla ricerca dell'immortalità a costo di sterminare comunque delle persone. Insomma, mi aspetto grandissime cose da questo anime. Continuando, il 12 gennaio uscirà l'anime tratto dal manga Come dopo la pioggia, manga che ho iniziato molto recentemente a leggere ma di cui mi sono già follemente innamorata. La protagonista Kira Tachibana è una ragazza bellissima, una liceale con la passione per la corsa che dopo un infortunio è costretta ad abbandonare il club sportivo e inizia a lavorare in un family restaurant. Qua si innamorerà del responsabile, che è molto più grande di lei, ha infatti 45 anni, è divorziato e ha pure un figlio. La storia mi sembra molto interessante perché si tratta sì di uno scolastico ma ha delle tematiche anche diciamo più mature, più importanti. La protagonista infatti sembra più matura rispetto ai suoi coetanei, non solo perché si è innamorata di un uomo più grande di lei ma anche per come ragiona, come affronta la vita. Mi aspetto grandi cose da questo anime perché il manga per adesso mi sta piacendo veramente tanto, i disegni li trovo molto belli, eleganti e raffinati. Nel manga in particolare ci sono diversi
sparse tavole vuote, un po' poetiche, quindi spero che venga ripreso anche questo nell'anime. E niente, sono curiosa di vedere come si evolverà il rapporto fra la liceale e l'uomo adulto responsabile. Un altro anime che terrò d'occhio è Citrus, in uscita il 6 gennaio. Anche questo è tratto dall'omonimo manga, si tratta di uno shoujo ai romance drama. La protagonista è una liceale molto alla moda che si deve trasferire in una nuova scuola, altissime aspettative al riguardo, invece si ritrova in una scuola veramente molto rigida e severa. E si scontrerà anche con una ragazza che scoprirà poi essere la sua sorellastra. Ma dietro questo rapporto conflittuale sembra esserci dell'attrazione. Mi è capitato di leggere degli yaoi, degli shonenai, però mai degli shoujo ai, quindi sono veramente molto curiosa di scoprire questa storia. Anche in questo caso non conoscevo il manga, quindi sono molto curiosa di buttarmi in una storia nuova, soprattutto perché è, diciamo, un target, affronta delle tematiche che non ho mai visto in nessun altro fumetto del genere. Sono curiosa di vedere poi se si entrerà un po' più nel profondo per quanto riguarda la storia amorosa e soprattutto questa come verrà inserita nell'ambito scolastico molto severo e rigido, e spero anche che si affronti un po' la tematica del risposarsi, dei genitori che si sposano nuovamente, della nuova famiglia che si viene a creare, perché secondo me è molto interessante, soprattutto nell'ambito giapponese, nella società giapponese, non so, è una cosa che a me incuriosisce. Un anime dalle premesse molto interessanti è Kokoku, in uscita l'8 gennaio. Per proteggere il fratello rapito da una misteriosa setta religiosa, Yuri e la sua famiglia decidono di fare una specie di incantesimo che li porterà in un mondo status dove il tempo è sospeso. In questo modo riusciranno a infiltrarsi nella base dei rapitori, ma scopriranno di non essere gli unici a potersi muovere liberamente in questo mondo. Si tratta di una storia un po' thriller, mystery, ha un'aria abbastanza cupa e, come sapete, le storie così intriganti mi incuriosiscono, sono molto curiosa. Anche il fatto che ci sia una sorta di setta religiosa, la Genuine Love Society, mi sembra si chiami, mi sembra molto interessante e sono curiosa di vedere che risvolti prenderà la storia, oltre al semplice risolvere il mistero, meglio recuperare le persone rapite da questa setta. Sono curiosa di vedere se ci sarà una vera e propria filosofia dietro questo gruppo religioso e come verrà applicato al mondo di cui si parla. Anche questa faccenda del mondo sospeso, in cui il tempo è sospeso, non so, mi incuriosisce, però allo stesso tempo ho paura che ci siano troppi elementi, troppe cose che non verranno sviluppate come mi immagino. Comunque uscirà a breve, quindi sono curiosa di dargli almeno una chance. Gli anime invece che attendo maggiormente quest'anno sono la stagione 3 dell'Attacco dei Giganti, ormai non è una sorpresa per nessuno, a me piace tantissimo il manga e anche la versione animata non mi dispiace affatto, soprattutto perché secondo me riesce a rendere molto bene la tensione che riguarda i giganti, il modo in cui si muovono, i versi che fanno, secondo me ha un effetto totalmente diverso rispetto al manga. Inoltre è stato annunciato un lungometraggio di Code Geass, che è un anime che ho visto tantissimi anni fa, addirittura ne feci un cosplay, il cosplay di Shirley, quindi sono molto curiosa di vedere che cosa si inventeranno di nuovo. È in uscita per maggio, quindi ci sarà un po' da attendere, nel frattempo spero che vengano rivelate molte più cose possibili e sto anche pensando di fare un rewatch dell'anime, mi sembra che siano soltanto 2 stagioni, quindi... L'ultimo che sto attendendo tantissimo è però in uscita a luglio, quindi c'è ancora da attendere tantissimo, ed è un anime tratto da una light novel, ovvero Violet Evergarden. Anche in questo caso la storia è vagamente fantasy, è ambientato in un continente chiamato Telesis, diviso in due da una guerra durata diversi anni. La protagonista è una giovane ragazza che ha lasciato il campo di battaglia per dedicarsi a qualcosa di più tranquillo, per ricominciare da capo la sua vita. In questo nuovo lavoro è colpita dalle Memories Dolls, che sono in grado di convertire i pensieri delle persone in parole. Violet inizia quindi il suo percorso come una di queste bambole e dovrà rapportarsi alle diverse emozioni delle persone. Ho sentito parlare tantissimo di questo anime, tant'è che pensavo fosse già uscito, invece dobbiamo aspettare ancora luglio. Sembra quindi essere uno degli anime più attesi del 2018, spero che vengano rilasciate più informazioni e soprattutto immagini, perché da quelle poche anteprime che ho potuto vedere deve essere qualcosa di veramente molto interessante, sul genere fantasy, un po' steampunk probabilmente. Questa faccenda delle bambole inoltre mi incuriosisce tanto, luglio mi raccomando arriva presto. Questi erano quindi gli anime in uscita nei primi mesi del 2018, mi raccomando fatemi sapere qua sotto nei commenti che cosa ne pensate, se vi incuriosiscono, se avete intenzione di guardare, ma soprattutto fatemi la vostra top 3 degli anime che state più attendendo nell'anno nuovo. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!